Buongiorno, ben arrivati al Politecnico, questa prima giornata di scuola in anteprima. Allora, mio nome è Margherita Pillan, sono un professore di design e sono responsabile del test d'ingresso per design. Quindi, prima delle lezioni di oggi pomeriggio, che sono mirate a prepararvi al test d'ingresso, dico qualche cosa in generale sull'organizzazione del test e le sue motivazioni. Questo programma di oggi, quindi abbiamo tutte le affronteremo tutte le aree tematiche di cui si compone il test. E sono aree tematiche che sono importanti non solo perché sono quelle su cui bisogna essere un po' preparati per passare il test d'ingresso, ma soprattutto perché riguardano competenze che bisogna possedere per fare bene gli studi universitari di design al Politecnico di Milano. Quindi adesso poi ci occuperemo di tutta una serie di questioni burocratiche. Volevo solo dire perché facciamo il test d'ingresso. Le motivazioni sono molto semplici, sono due. Primo, che abbiamo deciso molto tempo fa di tenere alto il livello della qualità didattica dei nostri corsi. E per insegnare design bisogna avere un rapporto tra il numero degli studenti e il numero di professori, il numero di aule, il numero di laboratori, eccetera, che non sia troppo alto. E quindi siamo arrivati a una situazione di equilibrio che ci permette di ospitare soltanto 900 studenti nuovi all'anno. La seconda motivazione è il test d'ingresso è uno strumento che dovreste usare voi per misurare le vostre competenze. E ci siamo dati da fare per permettervi di fare il test più di una volta all'anno. Vedrete fra poco, ma lo sapete già, penso, che potrete fare il test due volte quest'anno, una in una delle sessioni anticipate e una a settembre. Perché abbiamo fatto questo, che per noi è uno sforzo organizzativo non da poco? L'abbiamo fatto perché abbiamo visto che molto spesso gli studenti riescono a usare bene il test, anche quando c'è un risultato che non permette di entrare, bisogna in qualche modo fermarsi a riflettere, non scoraggiarsi, primo perché il Politecnico di Milano non è l'unico posto, non è l'unica università pubblica che offre corsi di design, ma comunque insomma anche quando il risultato non è sufficiente per entrare, ci si ferma, si cerca di capire che cosa non ha funzionato e abbiamo visto che molti studenti poi, quando ad esempio riprovano a settembre, possono migliorare fortemente il loro punteggio. Perché c'è anche un po', diciamo, un effetto di emozione da testa, capire come funziona, eccetera, eccetera. Allora, questo è uno dei motivi per cui abbiamo organizzato una giornata come quella di oggi, in cui vi raccontiamo un po' qualche cosa sul test. Allora, come si fa il test di ammissione al Politecnico? Il test di ammissione si svolge in un'aula informatizzata. Ciascuno di voi sarà davanti a un computer, vi verrà fornito anche della carta, una penna per fare dei conti, ma essenzialmente non avete bisogno di portarvi nulla, né appunti, né telefoni, né altre cose che vi aiutino, sarete voi e un computer in un'aula dove ci sono altri studenti che come voi stanno sostenendo il test, ma gli studenti seduti vicino a voi non avranno lo stesso test, quindi poi siete in competizione, quindi non aiutatevi tanto perché magari passa il collega a cui avete passato una risposta. In totale dura un'ora e venti, significa che mediamente avrete un minuto e mezzo per ogni quesito, più o meno. Il tempo è distribuito nelle varie aree tematiche e all'interno del tempo dedicato a ciascuna area potrete muovervi avanti e indietro per cominciare a rispondere alle domande che vi vengono più facili e poi tornare per quelle che richiedono un po' più di lavoro, di ragionamento. E poi l'aula funziona in modo coordinato e tutte le aule sono coordinate tra di loro, quindi a un certo punto il responsabile dell'aula vi dice stop, fermi, adesso cambiamo sezione e quando si passa da una sezione all'altra non si può più tornare indietro. Però il sistema è fatto in modo tale da aiutarvi all'interno di una sezione tematica a tenere traccia di quello a cui avete già dato risposta e invece dei quesiti su cui dovete tornare. Allora, ogni domanda ha 5 risposte, di cui una e una sola è corretta. E il test è organizzato in modo tale
perché non conviene rispondere a casaccio, perché se uno risponde sempre a casaccio il punteggio finale si annulla, perché per ogni errore si raccoglie un punteggio negativo che vale un quarto di punto. Allora, quando voi avrete terminato il test, immediatamente alla chiusura del test avrete un punteggio in centesimi. I quesiti valgono tutti lo stesso, valgono tutti un punto. E sono 60, alla fine il vostro punteggio è convertito in centesimi. Se avrete superato la soglia minima dei 30 centesimi, significa che il vostro test è valido e quindi il vostro nominativo entrerà in una graduatoria. Cos'è una graduatoria? Un elenco a fianco di nomi, a fianco di ciascun nome c'è il punteggio ottenuto in centesimi. Purtroppo non basta aver ottenuto 30 centesimi per entrare nella parte alta della graduatoria e solo chi entra nella parte alta della graduatoria ha la garanzia di potersi matricolare. Per gli altri invece c'è un punteggio positivo, però non è detto che sia garantita l'ammissione. Allora, le aree tematiche, le abbiamo visto, rispecchiano il programma di oggi. Ci sono 24 quesiti di cultura generale. Cultura generale è un'area tematica molto vasta che va a toccare tutta una serie di contenuti che avete studiato in questi 5 anni di scuole superiori, ma anche in qualche modo va a toccare fatti di attualità e quindi si cerca di capire se siete agganciati al mondo, se siete, però non di attualità troppo calda, non le notizie del giorno prima per intenderci. Geometria e rappresentazione, sono 12 quesiti, 12 quesiti di storia, storia dell'arte, storia del design. Storia del design non la studiate a scuola, ma riteniamo che sia importante che usiate questo tempo di preparazione per curiosare in quelli che sono i fatti, i protagonisti, i movimenti, i prodotti che hanno fatto la storia, ad esempio del design italiano o internazionale, perché riteniamo che sia importante che cerchiate di informarvi molto prima di iscrivervi a design. Siamo troppi, sarebbe bello fare una chiacchierata con ciascuno di voi per capire quali sono le motivazioni, quali sono le aspettative che avete. Non riusciamo a farlo, però vi incoraggiamo molto a informarvi in questo tempo che precede il momento della decisione finale. Logica e comprensione verbale. Allora, dicevo, il test è in un sistema informatizzato che garantisce il fatto che ogni studente abbia una prova diversa. Se rifarete il test più di una volta non avrete mai lo stesso test e gli stessi quesiti, perché il sistema si ricorda di voi, si ricorda delle domande a cui avete dato risposte, eccetera. E poi il sistema fa tutta una serie di operazioni statistiche per cui noi puntiamo ad avere un test ottimizzato dal punto di vista della probabilità di successo. Ossia, noi vorremmo arrivare come i nostri colleghi ingegneri a offrire un test che vi permetta non solo di entrare, ma anche di capire quali sono le vostre lacune e se avete una buona probabilità di avere successo all'università. Potete esercitarsi, noi vi incoraggiamo fortemente a esercitarvi, ci sono alcuni quesiti di prova per capire come funziona il sistema, guardando la simulazione del test nel sito poliorientami.polimi. Avete già guardato questo sito? Ecco, dovete rimanere attaccati perché tutte le informazioni principali passano da lì. L'abbiamo detto anche all'Open Day, il passaparola va molto bene per avere informazioni sui corsi, per sapere quali sono le esperienze dei vostri colleghi, ma per tutto quello che riguarda le operazioni ufficiali di iscrizione al test, di procedure eccetera, dovete sempre e soltanto rifarvi al sito ufficiale del Politecnico, che vi dà le informazioni, il bando di legge eccetera. Allora, quando si fa il test? Ci sono due sessioni anticipate e una sessione che chiamiamo regolare. Due sessioni anticipate sono una tra aprile e maggio e ha tre date per un totale di 5 tornate di test, perché il test avviene sia al mattino che al pomeriggio, e la seconda a metà luglio. Queste sono le date ufficiali. Potete iscrivervi a una sola delle date anticipate. E se siete fortemente appunto motivati a iscrivervi a design, vi consigliamo di provarlo anche anticipato.
Poi c'è una sessione che chiamiamo regolare a settembre, che ha due date, e in questa sessione metteremo anche a bando, oltre ai posti previsti, quelli che eventualmente non saranno stati occupati dai vostri colleghi che entreranno in graduatoria utile per iscriversi nelle prime due tornate del test, ma avranno deciso di prendere un'altra strada. A settembre garantiamo tutti la possibilità di fare il test, quindi se gli studenti che chiedono di iscriversi al test dovessero essere più di quelli che ci stanno nelle date programmate, è possibile organizzare delle giornate in più. Io penso però, quest'anno ci siamo organizzati in modo tale da offrire molti posti anche nelle due sessioni anticipate e quindi non dovrebbe rimanere fuori nessuno da quella anticipata. Se ci sono studenti che non sono residenti in Italia e sono cittadini extra UE, c'è una giornata dedicata perché per loro c'è una piccolissima quota di posti riservati e la giornata è l'8 settembre. Questi sono i posti a disposizione per il test. Come vedete, il 18 aprile ci sono 700 posti, 1.400 il 9 maggio, 1.400 tutti gli altri giorni, le altre date. Allora, come ci si iscrive al test? Qui si entra in una specie di gioco magico, di procedura, ma noi sappiamo che voi avete cominciato a giocare con videogame molto, molto presto, per cui contiamo sul fatto che vi spaventiate meno di quanto si spaventavano quelli della mia generazione davanti a una procedura informatica. Però non bisogna dimenticarsi i pezzi per strada, i passi sono questi. Ci si registra ai servizi online e quindi Politecnico vi riconosce come persona e crea una file per voi nella grande banca di dati degli studenti del Politecnico. Ci si iscrive, a quel punto si ha un codice personale, ci si iscrive ai servizi online. Bisogna effettuare il pagamento. Il costo del test è 30 euro per il test anticipato e 50 per settembre. Poi, una volta che siete in possesso della ricevuta del pagamento, perfezionate, concludete la vostra iscrizione. A questo punto avrete una ricevuta dell'iscrizione che vi dà l'indicazione sul giorno, l'aula e l'ora. Abbiamo detto, i test sono sia al mattino che al pomeriggio. I test si tengono in aule informatizzate, il Politecnico, sapete, è grandissimo, andate a farvi un giro poi quando avete finito, quello è l'edificio dove facciamo didattica, questo giallo e blu e rosso fuori, ma oltre a questo campus, dall'altra parte della ferrovia del passante c'è un campus dove ci sono ingegneri meccanici, aeronautici, gestionali, e poi sapete abbiamo il campo di Leonardo. Quindi quando avete la ricevuta in mano, guardate l'orario, guardate l'aula, usate la funzione trova aula del sito del Politecnico e vi organizzate un po' in anticipo, che ogni anno c'è qualcuno che arriva in Leonardo dicendo ma come? Il Politecnico non è a Leonardo, dice sì ma il tuo test era a Bovisa, insomma, e viceversa. Quindi il primo pezzo del gioco è quello di arrivare nell'aula e allora il giorno giusto. I processi sono tutti automatici, sono tutti fatti da un sistema informatico. Quindi le scadenze sono scadenze. Il computer, quando è arrivata l'ora magica, chiude le saracinesche e non c'è una possibilità di negoziazione. Rispettate le scadenze. La parte delle preferenze. Questa è la parte a cui dovete prestare molta attenzione. I corsi di laurea del primo livello sono 4. Sono abbastanza diversi tra di loro, anche se sono sempre corsi di design, e al momento dell'iscrizione voi avete la possibilità di scrivere 1, 2, 3 o 4 preferenze. Se ne mettete più di una dovrete anche dare la priorità. Nel momento in cui voi avete superato il test e siete nella parte utile della graduatoria, la parte alta, il sistema automaticamente va a vedere quali sono le preferenze che voi avete dato ai diversi corsi di studio. E a quel punto vi colloca, seguendo le vostre preferenze. Quindi, magari non avete un punteggio sufficiente, avete messo comunicazione per prima e prodotto come secondo, magari il vostro punteggio non è sufficiente per entrare a comunicazione, ma è sufficiente per entrare a prodotto, il Politecnico vi dà la possibilità di entrare a prodotto.
perché questa è la scelta che voi avete manifestato. Allora, la richiesta è: segnate tutte le preferenze che volete, ma cercate di segnare i corsi per cui siete veramente interessati. È vero che poi una volta che siete studenti del Politecnico c'è la possibilità di fare un trasferimento, però può essere molto faticoso, può essere faticoso perché i corsi non sono equivalenti, perché quindi c'è magari la necessità di recuperare, perché poi comunque la domanda di trasferimento non vengono accolte in modo automatico, vengono accolte secondo certi criteri che sono di merito, secondo certe quote che ogni anno vengono stabiliti. Quindi questo è qualcosa su cui riflettere bene e cercate di prendere informazioni. Sul sito del Politecnico avete la possibilità di andare a guardare i programmi di tutti i singoli corsi, quindi cercate di capire bene che cosa va meglio per voi. Due cose: dal sito Poliorientami scaricate, leggete e più di una volta riflettete bene sul bando del test di ammissione, che è un documento che dà tutte le regole del test, le regole dell'iscrizione, di formulazione delle graduatorie, dal numero di posti a disposizione, eccetera, eccetera. E la guida all'immatricolazione. Il Politecnico sta puntando ad essere un ateneo senza sportelli, ossia per migliorare il servizio agli studenti, il Politecnico sta spostando progressivamente quelli che una volta erano sportelli fisici con delle segreterie in cui si andava a parlare con una persona, si sposta al web e quindi all'interazione a distanza. Nel sito Poliorientami avete anche tutta una serie di indirizzi di posta elettronica a cui scrivere, ma noi abbiamo bisogno che tutti i membri del Politecnico utilizzino principalmente gli strumenti informatici, anche noi in fase di verbalizzazione degli esami, di pianificazione delle date di laurea, di comunicazione, usiamo tantissimo la posta elettronica e il sistema del Politecnico. Cominciate sin da subito. Parliamo di graduatorie. Allora, abbiamo detto che nel momento in cui finite il test, siete davanti al vostro computer, il test è finito e avete un punteggio. Questa è un'informazione indicativa. Rispetto al passato, rispetto all'anno scorso, i punteggi sopra 60 centesimi, quindi 6 su 10, 60 centesimi, sono stati per quasi tutte le sessioni buoni, sufficienti per entrare, per avere la possibilità di immatricolarsi. L'anno scorso, sotto i 60 centesimi, invece si entrava in una parte della graduatoria per cui non c'era posto per l'immatricolazione. Però questa è una competizione relativa, quindi ogni anno potrebbe cambiare, avete quell'informazione. Alla fine della sessione di test, con le date indicate nel bando, sul sito che è qui indicato, avete la graduatoria, quindi avete l'informazione se il vostro test ha avuto un risultato che vi permette di immatricolarvi o no. Per le prime due sessioni anticipate, se siete entrati in graduatoria nella parte alta e quindi avete il diritto di immatricolarvi, dovete immatricolarvi nella finestra di immatricolazione che inizia alla fine di luglio e si conclude ai primi di agosto, secondo le date indicate dal bando. Questo diritto all'immatricolazione non è eterno, quindi attenzione, guardate bene le date e organizzatevi, per cui se dopo la maturità avete intenzione di fare il viaggio della vita e di sparire, lasciate alla mamma, all'amico del cuore, a qualcun altro il compito di immatricolarvi nella finestra di nel periodo in cui ci si può immatricolare, perché finito il periodo di immatricolazione, se non vi siete iscritti, anche se avevate avuto il punteggio migliore di tutti i test di design, perdete questa possibilità e dovete rifare il test a settembre. Allora, noi non utilizziamo nella selezione in ingresso a design né il voto di maturità né il test di inglese, ma tutti gli studenti che fanno il test alla fine del test
di ammissione, dovranno fare quello che chiamiamo TANG, che è un test sempre online, sempre con lo stesso sistema informatico, che verifica il vostro, la vostra conoscenza della lingua inglese. La lingua inglese per noi al Politecnico è importantissima. È importantissima, sapete che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei corsi magistrali al Politecnico ormai si tiene in lingua inglese. Anche per i corsi come design della comunicazione o design del prodotto, in cui la magistrale è ancora in italiano, comunque capitano spessissimo opportunità di studio con professori stranieri o con colleghi stranieri. E la conoscenza della lingua inglese è importantissima anche per leggere testi, articoli e altri materiali didattici sin dal triennio. Quindi, se non l'avete ancora mai imparato l'inglese decentemente e siete motivati a studiare al Politecnico, bisogna che mettiate in programma di studiare inglese. Comunque, se dopo il test la vostra conoscenza dell'inglese risultasse insufficiente, avete comunque del tempo durante il corso di studi di rifare l'esame in inglese o di portare una certificazione sostitutiva. Per l'inglese, anche qui, tutte le regole sono spiegate bene sul sito PoliOrientami. Ma intanto provate a fare il test inglese dopo il test e così avete una misura della vostra competenza. Sul sito poliorientami.polimi.it periodicamente mettiamo delle informazioni. Troverete ad esempio queste lezioni registrate, troverete delle informazioni eventuali, aggiuntive. Voi sapete che qualcuno di voi qui è indeciso tra architettura e design? Ecco, allora è possibile che... Siete pochi, bene, mi fa piacere, anche perché poi tra architettura e design c'è sempre più differenza, quindi mi sembra una buona notizia che ci siano tanti studenti motivati a design. Non che l'architettura non sia buona, ma insomma è diverso. Allora, è possibile che ad esempio le date di immatricolazione di settembre subiscano delle piccole modifiche in funzione di quelli che saranno i tempi del Ministero di pubblicazione delle graduatorie di architettura e cose di questo tipo. Allora, il consiglio è di far riferimento al sito spesso per tutte le comunicazioni che possiamo darvi. Adesso penso che stiamo passando la mano. Quindi, tranquilli, se il test la prima volta non funziona, può andare molto molto meglio la seconda. Preparatevi un po', ma non troppo, nel senso che la maggior parte delle competenze che sono richieste per superare il test dovrebbero essere già tra le competenze fondamentali che avete acquisito nel corso degli studi, e informatevi tanto.